Grazie, buona giornata, buon 31 dicembre e buon anno, insomma poi ce ne faremo meglio gli auguri. Stabile o segno stabile? Segno stabile, segno stabile. Ciao, ciao cari. È un po' brutta sta cosa, ok? Siamo proprio curiosissimi di avere le tue indicazioni. Perfetto. Per questo nuovo anno. Grazie, abbiamo, non impallo nessuno. Ti abbiamo riservato una postazione. Grazie. Di pregio. Grazie. Per andare a fare le tue indicazioni. Grazie mille. Allora siamo guardiamo tutti insieme. Orecchi. Queste stelline, tra l'altro è un appuntamento divertente, io spero che seguite tanti, per quanto mi riguarda da più di 20 anni, quindi insomma festeggiamo un pochino. Ah, il primo che deve festeggiare quest'anno è il segno zodiacale dell'Ariete. Allora, partiamo dai presupposti di un 2021 che qualcosina ha portato alla fine, ma solo verso gli ultimi mesi ha creato qualche impiccio. In realtà alcuni progetti sono ripartiti. Qual è la novità del 2022? L'ingresso di Giove nel vostro segno zodiacale dal 24 di maggio fino al 28 di ottobre, e questo rappresenta veramente una risorsa in più. Tra l'altro bisogna dire che ci saranno dei mesi molto importanti, per esempio per l'amore, come quello di maggio, e proprio tra maggio e giugno, se avete avuto delle problematiche di tipo lavorativo, magari state in attesa di qualcosa di nuovo, avrete delle buone risorse. I nati tra la fine di marzo e gli inizi di aprile sono certamente più forti. Guardiamo il grafico dell'Ariete, vedete che si parte un po' bassi, soprattutto in amore, perché gennaio e febbraio sono mesi un po' pesanti, un po' strani. Poi avremo questo top a maggio di cui vi parlavo, e poi una seconda parte dell'anno che soprattutto in amore vive di rendita, quindi se dovete fare una scelta sentimentale muovetevi entro la primavera. Un mese importante per il lavoro sarà maggio, probabilmente quello è un mese in cui dovrete rivedere alcuni accordi o pensare a delle novità. Per quanto riguarda la fortuna, sempre maggio, nelle giornate del 17, 25, 26, può portare delle buone ispirazioni. Andiamo al segno zodiacale del Toro. Cari torellini, voi partite subito bene perché abbiamo Venere importante, gennaio è un mese che porta delle buone risorse. Tra l'altro molti dall'autunno del 2021 hanno notato che qualcosa stava cambiando nel lavoro. Perché questo? Perché Urano è da tempo nel vostro segno, dal 2020, e quindi sta portando dei cambiamenti che l'anno prossimo consoliderà. Allora, questi cambiamenti possono arrivare per vostra specifica richiesta o semplicemente perché c'è qualcuno che vi propone qualcosa di buono. Ricordiamo che Giove toccherà il settore delle conoscenze, delle persone che vi vogliono bene, delle protezioni. Luglio è un mese molto importante per le relazioni d'amore. Resta Saturno un po' particolare, per cui attenzione soprattutto alle spese. Guardiamo i grafici. La prima parte dell'anno, come vedete, funziona piuttosto bene. Gennaio, febbraio, il grafico del Toro lo rivela positivo per i sentimenti. Tra l'altro questo può essere un anno in cui molti Toro penseranno: sì, voglio lavorare, però voglio dare anche spazio alla famiglia, se volete sposarvi, convivere, Giove sarà molto importante. Il lavoro si inizia in maniera un po' diciamo stancante, poi maggio, giugno e luglio sono mesi molto forti, a luglio attorno al 13 delle buone novità. Andiamo al segno zodiacale dei Gemelli. Allora, io direi che il segno dei Gemelli parte con un Giove un po' strano, quindi se ci sono delle baruffe legali, delle questioni burocratiche che dovete risolvere, state un pochino attenti perché è probabile che prima di maggio o giugno non si muova foglia. Questo però non vi deve creare dei problemi. Tra l'altro questo è un anno che vedrà Giove favorevole, ma sempre tra maggio e ottobre, quindi rinnovi di accordi, positività in arrivo. Dopo il 23 di giugno potreste avere anche una bellissima notizia. Per quanto riguarda le questioni lavorative, aprile è un mese operativo. Guardiamo insieme i grafici, vedete che i Gemelli avranno una parte centrale dell'anno molto importante, soprattutto tra maggio, giugno, luglio e agosto, questo riguarda anche le relazioni d'amore. Poi c'è anche un bellissimo trigono tra Marte e Saturno che avremo tra settembre e ottobre, quindi tutta la seconda parte dell'anno protegge per ciò che concerne le questioni lavorative. Vi dico ancora una volta, attenzione solo se c'è qualche disputa legale, ma le soddisfazioni arriveranno in primavera. Andiamo a segno zodiacale del Cancro. Beh, devo dire che Cancro
chiudono il 2021 con delle grandi perplessità. Abbiamo avuto forti opposizioni planetarie, quindi questo è un cielo che potrebbe avere provocato in molte persone nate sotto questo segno zodiacale dei disguidi, magari anche a livello sentimentale. Non è detto che ci sia stata una vera e propria crisi, però vi siete un pochino isolati, magari perché nell'ambito del lavoro c'è stata una chiusura, un fermo, un problema, avete riversato della tensione in amore. Vi consiglierei di stare un pochino attenti proprio a gennaio e febbraio. Aprile sarà un mese molto interessante per le relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, consolidate le cose che volete fare tra gennaio e febbraio, e poi ricordatevi che la parte centrale dell'anno è di osservazione. Guardiamo i grafici, sveliamo i grafici. Come dicevo, gennaio e febbraio sono mesi un po' rallentati come partenza. Aprile per i sentimenti protegge, perché avremo Venere in trigono, quindi è un aspetto buono per quanto riguarda le relazioni. Vi raccomando di non fare passi falsi per quanto riguarda le questioni legali. Per esempio, se c'è una causa, una questione burocratica, probabilmente tra aprile e giugno dovrete pagare pegno o magari semplicemente rimettere in gioco le vostre migliori qualità. Per la fortuna, direi che attorno al 5 di luglio avremo una Venere molto bella. Tra l'altro luglio è un altro mese che per i sentimenti premia. Andiamo al segno zodiacale del Leone. L'amore parte in maniera un po' sbandata, ma non perché ci siano dei problemi, però dobbiamo ricordare che gennaio, febbraio, marzo sono mesi che Venere vede da lontano. Voi avrete una Venere molto passionale da maggio. Prima di questa data, attenzione nelle relazioni che hanno vissuto una crisi, o magari se avete dato più spazio al lavoro che a tutto il resto. Quindi attenzione anche nelle questioni che riguardano la professione. Siete degli eroi, secondo me, perché voi avete lottato nel 2021 contro un Saturno opposto e avete vinto. Magari avete anche vinto delle buone sfide, avete vinto molti premi, ma adesso bisogna guadagnare. Ecco, l'importante è cercare soldi, perché il vero dilemma degli ultimi due anni è stato proprio l'aspetto economico. Guardiamo i grafici, iniziamo, vedete, con l'amore un po' sottotono, poi maggio, giugno, luglio sono mesi importanti. Ricordo poi che ad agosto avrete Venere nel segno, quindi per i cuori solitari, ma anche per chi vuole sposarsi, quello sarà un mese eccezionale. Lavoro, inizi un po' stentati, poi anche voi risentirete dalla fine di maggio di questo ottimo transito di Giove, che in astrologia rappresenta piccoli o grandi successi, e quindi io sono convinto che durante l'estate avrete modo proprio di firmare degli accordi. Giove in Ariete, Marte in aspetto buono segnano il mese di giugno. Andiamo al segno zodiacale della Vergine. C'è da dire che agli inizi dell'anno farete un po' i borbottoni, i capricciosi. Allora, voi avete già impostato alcune questioni di lavoro, è difficile che cambiate rotta in questo periodo, però volete che certe cose siano chiare. Quindi non subito, perché Giove sarà opposto agli inizi dell'anno, ma da maggio evidentemente prenderete una persona, non dico per il bavero, ma comunque a quattro occhi, e direte: io continuo a fare questa cosa se tu mi garantisci quest'altro. Ci sono anche dei nati vergine che si sono un po' pentiti di avere dato troppo per il lavoro, magari anche solo preoccupazioni se c'è stata una crisi, e hanno tralasciato l'amore. L'amore invece premia, soprattutto a febbraio, perché sarà un mese molto bello. Un altro mese importante è quello di giugno. Guardiamo i grafici. Si parte bene, febbraio è un mese importante per le relazioni. Avremo anche un giugno molto bello con Mercurio e Venere in ottimo aspetto. Quindi chi vuole sposarsi e convivere quest'anno potrà farlo. E i single impenitenti, di cui abbiamo una fotografia alla mia destra, e potrebbero però pensare anche che è giusto concedersi un pochino di più. Mi raccomando, concedetevi anche sul lavoro, ma attenzione a non aprire dispute e vertenze tra gennaio e febbraio. Sarete molto irrequieti. Febbraio è un mese di successo per il lavoro, per tutto quello che fate. Però proprio per questo motivo vorrete avere qualcosa di più, cercherete di fare qualcosa di più. Marte premia nel mese di luglio, è un cielo importante, come vedete la fase estiva mi sembra la più intrigante. Andiamo al segno zodiacale della Bilancia. Allora, si parte con qualche dubbio in amore. Il 2021 con Giove e Saturno attivi è stato un anno bello, nel senso che vi ha un po' deluso alla fine, questo sì, infatti da qualche tempo, da novembre, sto dicendo che Bilancia hanno un po' rallentato il passo, però si recupera l'amore, ma certamente a marzo avremo una splendida posizione di Venere, maggio, giugno e luglio sono mesi di grande forza anche per chi vuole convivere, fare scelte d'amore. Per ciò che concerne il lavoro, vi raccomando di muovervi
prima di aprile. Quindi qualsiasi cosa voi abbiate in mente di fare, dovrete regolarla prima che Giove entri in opposizione. Non è un cielo difficile quello della seconda parte dell'anno, perché Saturno è comunque dalla vostra parte, ma dovrete rivedere alcuni accordi e forse ci sarà anche uno scontro con un capo, vorrete fare altro. Ecco i vostri grafici, come vedete picco massimo per l'amore tra marzo e aprile, avremo anche un ottobre molto intrigante perché Venere sarà nel vostro segno zodiacale, e per il lavoro marzo e aprile sono mesi giusti per fare delle proposte. Non vi allargate troppo, diciamo così, per quanto riguarda questioni legali, finanziarie, perché Giove in opposizione da maggio chiede attenzione. Cari Scorpione, potrei dire che il 2022 è un anno veramente pieno di favori. Il primo favore ve lo porta Giove in ottimo aspetto. Già febbraio e marzo possono essere mesi molto importanti anche per le questioni d'amore. Giove premia tutti i nati Scorpione, che non hanno paura di vivere i sentimenti alla grande. Avremo solo un mese un po' giù di corda per i sentimenti, quello di luglio, e poi quello di giugno, e poi invece un mese molto importante per il lavoro, quello di luglio. A luglio avremo Mercurio, Venere attivi, soprattutto dopo il 18, quindi parte centrale dell'anno molto interessante. Guardiamo i grafici, come vi dicevo, si parte molto bene, l'unico mese per l'amore un po' giù di corda è giugno. Provate a fare delle scelte vincenti a luglio, perché quello sarà il mese delle grandi soddisfazioni. Parliamo al Sagittario. Cari Sagittario, si parte un po' bassi con questo Giove un po' particolare, quindi ci vuole un po' di attenzione proprio nel rapporto con gli altri, nelle relazioni di coppia, soprattutto se c'è qualche disputa, se avete trascinato qualche contenzioso. E poi improvvisamente la fortuna, poi improvvisamente il grande cambiamento. Maggio, giugno, un mese molto bello, giugno con Marte in ottimo aspetto. Giugno e luglio sono i mesi più caldi di questo 2022, che vi rimette in pista. Devo dire che qualcuno già alla fine del 2021 è ripartito, quindi magari avete avuto una risorsa in più da sfruttare, c'è un accordo da rimettere in gioco. L'estate sarà foriera di buone novità. Guardiamo i grafici, come vedete maggio, giugno e luglio, sia per l'amore che per il lavoro, sono mesi molto importanti. Questo lungo transito di Giove favorevole vi aiuta, e Giove tra l'altro aiuta anche quelli che vogliono andare a vivere da soli, che hanno intenzione di mettere a posto alcune questioni riguardanti la casa. Andiamo al Capricorno. Allora, superstar direi anche quest'anno il Capricorno, almeno fino ad aprile. Poi da maggio dovrete rimettere in discussione qualcosa, soprattutto per ciò che concerne il lavoro, nel senso che potrete anche continuare a fare quello che state facendo, a meno che non ci sia stata una sosta, una pausa, però vorrete porre delle nuove condizioni. Da maggio vi trovo un po' agitati, forse dovrete giocare a braccio di ferro in certe relazioni, anche di lavoro, per farvi dare di più. Conviene alzare il tiro? Direi di no, direi di stare al gioco, di non far vivere momenti troppo forti al vostro orgoglio, perché questo transito di Giove, soprattutto per i nati di fine dicembre, tra maggio e ottobre può provocare qualche piccolo dubbio. Quindi sfruttiamo la prima parte dell'anno, guardiamo i grafici. Gennaio, febbraio, marzo sono mesi molto importanti per le relazioni, abbiamo addirittura Venere e Marte attivi fino al 6 nel vostro segno zodiacale a marzo, quindi diciamo che sono i primi 4 mesi dell'anno che vi permettono di segnare una sorta di gol che riguarda anche l'amore. Andiamo al segno zodiacale dell'Acquario. Si parte molto bene anche per i sentimenti. Voglio ricordare che a marzo Venere sarà nel segno, quindi l'Acquario in questo periodo può dare tanto, insomma è affascinante, può anche decidere di vivere amori trasgressivi un po' particolari. Sapete che l'Acquario è sempre molto indeciso, perché da una parte vorrebbe il rapporto di coppia, poi però si sente asfissiare se il rapporto di coppia diventa geloso, diventa troppo morboso, e quindi spesso l'Acquario preferisce un'amicizia amorosa. Non dico più lontano mi stai, più vicino ti sento, ma quasi. Certo, quelli che sono sposati da anni dovranno stare un pochino attenti. Comunque marzo e aprile, mesi di grande forza per gli incontri. Tutta la prima parte dell'anno è molto favorevole per il lavoro, per gli incontri. Abbiamo un Giove attivo anche per l'Acquario dalla fine di maggio fino ad ottobre, e luglio, giugno, luglio sono i mesi migliori per firmare un accordo, per stipulare un contratto. Saturno resta nel segno, quindi Saturno rappresenta i soldi in qualche modo, e il fatto che bisogna stare un pochino attenti con le questioni economiche. Vedete, anch'io ho risparmiato un po',
ho decorato metà giacca. L'anno prossimo la completo. Come diceva Anna, giustamente. Quindi un po' di risparmio ci vuole, però attenzione, perché marzo e aprile sono mesi che potrebbero anche concedere qualche lusso in più. E chiudiamo in bellezza col segno zodiacale dei pesci, perché il fatto che Giove inizi, abbia già iniziato un transito da poche ore nel vostro segno zodiacale, non è che di per sé garantisca fortuna, ma ti regala quelle indicazioni, e voi lo sapete che quando avete delle intuizioni ve le giocate bene, utili per naturare al meglio il futuro. Aprile vedrà Venere nel vostro segno zodiacale. Abbiamo maggio con Marte e Giove favorevoli. Questo è un cielo di grandi e piccole fortune. Qual è l'unico rischio? Che voi immaginate di poter recuperare rapporti inutili, situazioni che sono state sballate, diciamo così, o buttate all'aria da un destino, virgolette, infame. Ecco, l'importante è rinnovarsi. Chiaramente, se avete già una persona che amate, se già coltivate un sentimento da tempo, non ho dubbi che il 2022 sia l'anno del matrimonio, della convivenza, e dico anche dei figli. In generale, tra l'altro, questo Giove protegge molti segni zodiacali che vogliono rallegrare la propria vita con un atto di generosità nei confronti di se stessi e dell'umanità in genere. Guardiamo i grafici, vedete che abbiamo ad aprile un cielo molto importante con una Venere forte, giugno è un mese di grande rilevanza, la seconda parte dell'anno non è così interessante per i sentimenti perché giocherete al meglio la prima, e per il lavoro tra gennaio e giugno potete veramente fare qualcosa di più per voi stessi. Non solo, ma questo è un anno in cui se qualcuno vi ha tolto qualcosa, cioè se nel passato non vi hanno concesso una promozione o magari vi hanno detto aspetta, che prima o poi arriverà il tuo turno e questo turno non è mai arrivato, siate certi che con un po' di buona volontà da parte vostra e anche ovviamente delle stelle, tra aprile e giugno qualcosa di buono accadrà. Per la fortuna, mese importante quello di giugno. Vi abbraccio, vi bacio e vi auguro un buonissimo 2022. Grazie a Paolo Fox.